Se hai un'idea che crediti, procuri, guadagni, allora queste sono le tre domande che devi sempre tenere a mente. Ho iniziato a leggere un libro interessantissimo dove c'erano tantissime pillole che non ti insegnano neanche all'Harvard Business School. Cioè, la cosa affascinante è che si parla di business, di soldi, e qui la domanda da un milione di dollari: quali sono le caratteristiche di un'idea che ti fa guadagnare rispetto ad un'altra che è una grande cavolata? Tre sono le caratteristiche in estrema sintesi. Prima domanda che ci dobbiamo fare: c'è un mercato su questa idea? Immaginate di fare uno shampoo per chi non ha capelli, oppure di produrre ghiaccioli per gli eschimesi. Non essendoci mercato, non avete nessuna chance di vendita, di riuscita. Quindi fate bene attenzione. C'è un mercato? C'è richiesta per quell'idea? Risolvete un problema specifico? Si parte sempre da questi tre micro aspetti del business. Seconda domanda: quanto è difficile risolvere quel problema che state attaccando con la vostra idea? Infatti non possiamo certo ragionare dicendo: guarda, io faccio il cameriere da McDonald's, c'è una richiesta. Ma c'è un mercato? Assolutamente sì, ma il problema è che vai a risolvere, facendo saltare delle patatine fritte, un problema di facile soluzione. Se invece sei Bolt, non è facile correre i 100 metri alla velocità di Bolt. Ora, il problema da risolvere non deve essere per forza una cosa iper complicata, può essere anche un problema semplice. Terza domanda: quanto è unica la tua offerta? Magari fai il grafico o il programmatore, oppure lavori nel mondo dei social media. In questi tre casi potresti dirmi: beh, però c'è mercato. Mi dite, tutti hanno bisogno di questa cosa qua, ma risolve un problema complicato? Beh, sì, rispetto a cioè un grafico, rispetto ad una persona o a un programmatore che non è capace a smanettare nei programmi specifici, risolve un problema complicato per quella persona. Ma quanti grafici ci sono in giro? Cioè, ce ne sono tantissimi, c'è veramente una quintalata, una vagonata. In quel caso chi ci guadagna? Soltanto chi si stacca davvero dalla massa, dagli altri, chi è percepito come unico e quindi chi riesce ad occupare il cervello delle persone per primo. Ecco, questo è quello che non ti insegnano all'Harvard Business School, e al posto di dare 150.000 dollari a loro, io, quando ci vediamo, mi accontento soltanto di un caffè.